Cari amici del web, tanti saluti da Serafino Massoni. Titolo dell'odierno filmato, polizza matrimoniale. Ora, siccome non mi pare che esista una polizza specifica per il matrimonio, questo filmato è rivolto non solo a voi, utenti del web, ma è rivolto soprattutto alle case assicuratrici. Ed è rivolto anche al ministro della pubblica istruzione Gelmini, mi pare che si chiami Anna Maria Gelmini. Vediamo un po', voi tutti ormai sapete chiaramente, se siete giovani ragazzi, perché le cose le vedete in famiglia, se siete adulti perché l'avete sperimentate, voi sapete bene che ormai il matrimonio monogamico, patriarcale, vabbè, è entrato in crisi, in una grande crisi. E questo non perché l'umanità sia diventata più malvagia, no, l'umanità è sempre la stessa, solo perché le condizioni economiche sono modificate, si sta economicamente meglio di 40, 50 o di 100 anni fa, per cui quando due si sono sposati e dopo non vogliono più andare d'accordo, in 4 e 48 ti fanno una bella separazione legale e poi un bel divorzio. E dietro c'è tutto un lavorio degli avvocati matrimonialisti che ci fanno la festa. Gli avvocati matrimonialisti fanno una grande festa quando vedono due che vanno a sposarsi, perché sanno già che prima o poi quei due lì diventeranno loro clienti. Tutto ciò lo chiamo matriarcato strisciante, cioè piano piano, secondo Freud, no? Tutto ciò che viene rimosso prima o poi riemerge da qualche altra parte, come un fiume carsico, vero? Che sparisce e poi riappare. Così il matriarcato, che è stato soffocato, rimosso, sta riapparendo perché le condizioni economiche glielo permettono. Allora, i matrimoni non sono più stabili come una volta. Una volta non erano stabili perché la gente si voleva più bene. No. Erano stabili per dura necessità. Perché una donna, se voleva mandare a quel paese il marito, una moglie, non poteva farlo. Perché dove andava? Che faceva? I soldi erano pochi. Oggi invece le donne lavorano quasi tutte, e se non lavorano, nella peggiore delle ipotesi, tornano a casa di mamma e papà che magari lavorano tutte e due, oppure sono già pensionati e possono mantenerla per il periodo necessario. Comunque oggi non si vogliono più accettare come una volta le dure condizioni matrimoniali, e separazioni e divorzi diventano sempre più numerosi, per cui le agenzie assicurative dovrebbero incominciare a pensare a produrre un nuovo strumento assicurativo che io chiamo appunto polizza matrimoniale. Cioè già prima del matrimonio, e gli sposini sottoscrivono una bella polizza matrimoniale. Ah, la possono sottoscrivere insieme, oppure anche separatamente, oppure senza neanche dirselo, ognuno lo fa per conto proprio. Ma questo non ha importanza. Una bella polizza matrimoniale che stabilisca che in caso di infortunio sarebbe l'avvio della separazione legale, poi l'avvio del divorzio, in caso di infortunio venga corrisposta da parte dell'assicurazione una determinata cifra stabilita nel contratto sulla base del premio, a seconda di quello che si paga per l'assicurazione, il premio sarà in funzione. Corrisponde una certa cifra, se non altro per far fronte alle spese giudiziarie, perché gli avvocati, le separazioni legali e i divorzi cercano di portarli il più a lungo possibile. Gli avvocati italiani non sono mica come gli avvocati statunitensi, che hanno tutte altre regole, le regole di una democrazia avanzata, no. Poi gli avvocati
si fanno pogare pure se la perdono la causa, pure se la perdono la causa, capito? È la stessa cosa, così, come se niente fosse. Allora, una bella polizza matrimoniale che preveda almeno la corrisponsione da parte della casa assicuratrice della somma necessaria a sostenere le spese dell'inevitabile separazione legale e dell'inevitabile divorzio. E le case assicurative possono anche mettersi d'accordo con la corporazione degli avvocati, va bene? Ecco. Poi al ministro della pubblica istruzione, onorevole Gelmini, io che sono uomo di scuola e ho trascorso tutta la mia vita dentro la scuola, la conosco come le mie tasche la scuola, propongo che all'interno dell'educazione civica si faccia pure educazione matrimoniale e si dica come stanno le cose, perché quando si va all'altare c'è, si dica, guardate che quando si va all'altare c'è l'amore con la A maiuscola, poi dopo che due si sono sposati, quella A maiuscola lì diventa sempre più piccola, diventa minuscola, amore con la minuscola, e poi sparisce pure la A e resta soltanto more, senza amore. More, vabbè. E, chiaro? Fare educazione matrimoniale. Sarebbe arrivata l'ora di fare un po' di educazione matrimoniale, che è una cosa diversa dall'educazione sessuale. L'educazione sessuale la fanno benissimo oggi i giovani, anche da soli. Andate a leggervi quel bel saggio sociologico pubblicato dalla casa editrice Fazzi, intitolato «11 anni!» Faccio la cubista, mi chiamano principessa. Oggi l'educazione sessuale, i giovani se la fanno da soli, già a partire da 10, 11 anni, 12 anni, e già a 14, 15 anni le esperienze le hanno fatte tutte. No, io parlo di educazione matrimoniale, perché voi sapete che dopo il matrimonio inevitabilmente arriva la separazione legale e poi il divorzio. Va bene, cari amici? Spero di aver lanciato una buona idea, a fin di bene, in modo che gli sposini abbiano un minimo di tutela quando arriverà l'infortunio. E si tratta di un infortunio che arriva sempre più spesso. Va bene, cari amici, vi ringrazio se mi avete ascoltato e Serafino Massoni vi saluta caramente.